Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa graziosissima rosa borsa, quindi è una borsa a forma di rosa da tutte e due le parti, è molto molto carina e va molto di moda in questo momento, diciamo, a cui io ho inserito come accessori sia i manici per portarla a mano e sia la catena per appenderla. Ci sono inserite anche le chiusure. L'unica cosa che manca in questa borsa è la fodera, però vi spiego un pochino anche come fare. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram, Passione Uncinetto, e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cordino Swan blu, lo lavorerò con uncinetto numero 4, poi gli accessori che utilizzerò sono questi anelli per i manici, la chiusura, quelle là a cucire, e una catena sempre dorata per metterla a tracolla, quindi a spalla. E infine un paio di forbici. Prendiamo il cordino e l'uncinetto e facciamo un cerchio magico. Entriamo, ci tiriamo il filo e lavoriamo 2 catenelle. Queste ci sostituiscono la prima maglia alta. In questo cerchio dobbiamo lavorare in tutto 12 maglie alte. Quindi le 2 catenelle, la seconda la stiamo facendo e lavoriamo altre 10 maglie alte, quindi in tutto mi raccomando 12. Lavorate le nostre 12 maglie alte, stringiamo la codina il più stretto possibile, quindi fate un po' di pressione perché il cordino è un pochino, diciamo, rigido. Andiamo nella seconda catenella iniziale, guardate, entriamo nella catenella prendendo la parte di sotto. E ci chiudiamo prendendo anche il filo di che abbiamo stretto per bene, ci chiudiamo con maglia bassissima, così. Da questo punto continuiamo rialzandoci con 2 catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta, entriamo nello stesso punto e ne lavoriamo un'altra, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e continuiamo così, prendendo la costina dietro e qui nella parte dietro, guardate, prendendo la costina dobbiamo prendere anche questa solina. Vi faccio vedere meglio. Quindi questo è il punto. Mettete così la lavorazione e andate ad entrare direttamente nella costina dietro prendendo qui l'altra solina. Ci lavoriamo la codina di inizio, così la sigilliamo. Realizziamo una maglia alta e nello stesso punto entriamo e realizziamo un'altra maglia alta, quindi dobbiamo fare un aumento per punto. La stessa cosa facciamo nel punto successivo. Entriamo nella costina dietro, prendiamo
prendendo però le due asoline, anche la asolina dietro, e realizziamo altre due maglie alte, 1 e 2, e così facciamo per tutti i punti. Dobbiamo avere alla fine un totale di 24 maglie alte. Quindi stiamo lavorando, guardate, in costa dietro. Arrivati a questo punto, quasi alla fine, abbiamo lavorato 10 gruppi. Lavoriamo l'undicesimo a questo posto qui, quindi prendendo sempre le due costine dietro, e facciamo il gruppetto di 2 maglie alte, e poi lavoriamo il 12° gruppo qui. Guardate, questa è l'ultima costina. Andiamo a prendere, voglio farvi vedere bene, entriamo quindi nella solina e prendiamo questa qui dietro, e qui lavoriamo l'ultimo gruppo di 2 maglie alte. Abbiamo fatto 24 maglie alte totali. Qui il punto iniziale, la solina esterna, è questa qui, guardate. Quindi già basta contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti lavorati con 24 maglie alte all'interno. Ci chiudiamo sempre nella seconda catenella iniziale, entrando e prendendo il punto per intero qua, quindi prendendo asolina, tutte e due le asoline, e ci chiudiamo con maglia bassissima. Ci rialziamo con 2 catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta, ed entriamo qui nel primo punto che abbiamo a disposizione, sempre in costa dietro e prendendo sempre le due asoline. Qui dobbiamo fare l'aumento, quindi una maglia alta più un aumento. Rientriamo nello stesso punto e facciamo l'aumento. Nel punto seguente, entrando sempre in costa dietro e prendendo le due asoline, facciamo una maglia alta. Nel punto successivo l'aumento, prendiamo le due asoline così e facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, e continuiamo così fino ad arrivare alla fine. In tutto dobbiamo avere, siamo partiti da 12, 24, 36 maglie alte. Arrivati qua all'ultimo punto, lo lavoriamo insieme, facciamo l'aumento. Il lavoro, per essere fatto bene, l'ultimo punto deve essere sempre un aumento. Così abbiamo distribuito gli aumenti in modo esatto. Ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale, mi raccomando, prendendola con tutta la solina dietro, così. E ci chiudiamo con maglia bassissima. E abbiamo completato anche questo giro. Ci rialziamo con 2 catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto proprio che abbiamo a disposizione, sempre prendendo costa dietro e le due asoline nella parte dietro, e facciamo un'altra maglia alta. Entriamo nel punto successivo e qui facciamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Nel punto seguente una maglia alta, 1,
sempre prendendo la costa dietro con la costina che si trova proprio nella parte dietro della lavorazione. 2 maglie alte più un aumento nel punto successivo. E continuiamo così fino ad arrivare alla fine e mi raccomando, l'ultimo punto, questo qui, deve essere un aumento. Quindi ci facciamo questa lavorazione, 2 maglie alte più un aumento per tutto il giro. Arrivati qui alla fine, abbiamo fatto l'ultimo aumento, entriamo nella seconda catenella iniziale, al solito, prendendo tutte e due le asoline. E ci chiudiamo con maglia bassissima. Ci rialziamo con 2 catenelle, rientriamo nel no, scusate, entriamo nel primo punto prendendo sempre le 2 asoline, quindi costa dietro, e lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi ne abbiamo fatte 2. Ora facciamo la terza maglia alta nel punto seguente e nel successivo lavoreremo l'aumento. Quindi in questo giro, sempre in costa dietro, dobbiamo lavorare 3 maglie alte più un aumento. 1, 2, 3 più l'aumento. Sempre in costa dietro prendendo tutte e due le asoline. E fino alla fine del giro dobbiamo fare questa lavorazione. 3 maglie più un aumento. Nel punto seguente, in questo, lavoreremo l'aumento. 1 e 2 nello stesso punto. Arrivati qui alla fine, ci chiudiamo sempre nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Ora faremo l'ultimo giro della lavorazione lavorata in costa. Quindi ci rialziamo con 2 catenelle, entriamo nel punto successivo e facciamo un'altra maglia alta, sempre lavorata in costa. Facciamo la terza e nel punto seguente lavoriamo la quarta. E ora faremo l'aumento. Quindi 4 maglie alte più un aumento. Uno, due, tre, quattro più un aumento. Continuiamo facendo sempre 4 maglie alte più un aumento, sempre lavorate in costa dietro fino ad arrivare alla fine. Quindi stiamo facendo il terzo, 3. Nel punto successivo faremo l'aumento. 1 e 2 nello stesso punto. Finito il giro. Ci chiudiamo sempre nella seconda catenella con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione della base. Ora ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e ci lavoriamo una maglia bassa. Ora dobbiamo lavorarci prendendo però la costina per intero, quindi non una lavorazione in costa, una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione e dobbiamo fare 2 giri di maglie basse. Quindi 2 giri completi. Sempre
senza fare aumenti, solo maglia bassa sopra ogni maglia. Arrivati qui, chiudiamo con maglia bassissima, ci rialziamo con una catenella e ricominciamo. Facciamo una maglia bassa nella stessa maglia e un altro giro di maglia bassa. Quindi facciamo il primo e facciamo il secondo. Ci rivediamo quando abbiamo terminato i nostri due giri di maglie basse. Arrivati qui alla fine, abbiamo fatto due giri punto su punto. Possiamo tagliare il filo lo sfiliamo e facciamo la chiusura invisibile qui nell'ultimo punto. Entriamo con l'uncinetto da questa parte, ci tiriamo il filo così, poi entriamo prendendo, guardate, prendendo anche la solina di sotto, così entriamo in metà punto e ci tiriamo il filo all'interno, quindi da questa parte. Ok, stringiamo e il punto, la chiusura è invisibile. Facciamo passare il filo in diverse maglie, quindi aiutandovi con l'uncinetto, con un ago, comunque anche con l'uncinetto lo potete fare. Lo facciamo passare qui dietro così. Così lo tagliamo un pochino più corto, prendiamo l'accendino, bruciamo la parte del cordino e la attacchiamo alla lavorazione. Perfetto, abbiamo terminato, diciamo, la base della nostra borsa e quindi della nostra rosa. Prendiamo ora il cordino e andiamo qui nella parte centrale dove abbiamo fatto, appunto, dobbiamo lavorare i punti che ci ritroviamo rialzati, perché infatti abbiamo lavorato in costa. Quindi facciamo così per venirci un po' meglio, prendiamo un pezzetto di filo, lo lasciamo più lunghetto, così poi ce lo lavoriamo e lo blocchiamo. Entriamo in uno di questi, di queste asoline rialzate, ci tiriamo il filo all'interno e ci lavoriamo due catenelle, che in questo caso ci sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo sempre nella stessa solina prendendo la codina, così ce la lavoriamo e facciamo due maglie alte, 1 e 2, quindi in tutto devono essere 3 maglie alte. Entriamo in quella successiva prendendo il filo sull'uncinetto in questa solina qui e ci lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E abbiamo fatto due gruppetti di 3 maglie alte per ogni punto. Ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro ed entriamo nella stessa maglia facendo 1 e 2 maglie basse e
lavoriamo 2 maglie basse per ogni maglia che abbiamo a disposizione. 1 e 2. 1 e 2. In questo caso avevamo in totale 6 maglie alte sottostanti, quindi dobbiamo lavorare 12 maglie basse. Prendiamo questa solina che è della catenella iniziale, delle 2 catenelle, prendiamo questa solina e lavoriamo gli ultimi 2 punti, 1 e 2. Arrivati a questo punto, dopo aver fatto gli aumenti, un aumento per ogni punto, contiamo 1, 2, 3, 4 ed entriamo nella quinta maglia, qui. Entriamo, prendiamo il filo e lo facciamo passare in tutte e due le asoline. Quindi ci chiudiamo a maglia bassissima, una catenella e voltiamo il lavoro. A questo punto entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione facendo per ogni punto una maglia bassissima. Fino ad arrivare all'altra estremità del petalo. Quindi con questa lavorazione, già con le maglie con la maglia bassissima, abbiamo terminato il primo petalo interno della rosa. Quindi riprendiamo questa lavorazione, contiamo le asoline, questa pure se più ribassata è l'asolina successiva, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo direttamente qui nella quinta asolina. Quindi ci portiamo, ecco, la lavorazione vicino, tiriamo un pochino il filo, facciamo passare il filo, facciamo una maglia bassissima, quindi in tutte e due le asoline, e da questo punto ci rialziamo con 2 catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta. Nella stessa solina lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi facciamo il primo gruppetto di 3 maglie alte. Qui nella prima solina lavorata entriamo e lavoriamo il secondo gruppetto. Quindi 3 maglie alte nella solina iniziale. 2 e 3. Così. Ora ci rialziamo con una catenella e voltiamo il lavoro, perché ci dobbiamo lavorare il petalo come abbiamo fatto per quello precedente. Quindi rientriamo nello stesso punto con la prima maglia bassa e la seconda maglia bassa e facciamo 2 maglie basse per ogni maglia che abbiamo a disposizione. Qui lavoriamo l'ultimo punto, dopodiché dobbiamo sempre prendere come ultimo punto la solina delle 2 catenelle, quindi questa qui esterna. Entriamo, ci lavoriamo la prima maglia, rientriamo nella stessa solina e ci lavoriamo la seconda maglia. A questo punto qui abbiamo il primo petalo, entriamo, guardate,
qui dove abbiamo agganciato il, qui ci sono i due gruppi, in quello centrale, guardate, così. Entriamo qui, tiriamo il filo di chiusura, quindi del petalo, e ce lo tiriamo, lo facciamo passare all'interno e all'interno della solina stessa, a maglia bassissima. Una catenella e voltiamo il lavoro. E qui ripetiamo quello che abbiamo fatto per il primo petalo. Per ogni maglia che abbiamo a disposizione dobbiamo fare una maglia bassissima. Quindi camminiamo a maglia bassissima fino ad arrivare all'altra estremità. Questa comunque è la lavorazione dei petali che ci ritroveremo durante tutti i giri, quindi in tutti i giri, tranne per il numero dei gruppetti, perché questi iniziali abbiamo fatto due gruppetti, ora vi farò vedere che in quelli successivi faremo tre gruppetti per petalo. Comunque, arrivati a questo punto, abbiamo terminato. Andiamo sempre qui, guardate, qui abbiamo agganciato quello, il primo, quindi questo petalo stesso, e qui agganceremo il secondo. Quindi entriamo, prendiamo così, prendiamo il filo nella parte sotto. Entriamo così, avviciniamo il tutto e tiriamo con maglia bassissima. A questo punto facciamo 2 catenelle, 1 e 2, perché questa prima sezione nella parte centrale l'abbiamo lavorata. Guardate, si è creato già i due petali piccoli della rosa. Ora rientriamo nelle asoline, abbiamo fatto le 2 catenelle perché ora ci dobbiamo agganciare dobbiamo lavorare la seconda sezione che abbiamo con le asoline rialzate. Quindi qui dove ci troviamo dobbiamo prendere la prima maglia che abbiamo a disposizione in corrispondenza, quindi facciamo una maglia bassissima e in questa maglia iniziamo a creare i gruppetti del primo petalo di quest'altro giro. Quindi facciamo le 2 catenelle, ci sostituiscono la prima maglia alta, entriamo nuovamente nella stessa solina e lavoriamo altre 2 maglie alte. Ora entriamo nella solina successiva e lavoriamo il gruppetto di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e nella solina successiva e lavoriamo il terzo gruppetto. Quindi da questo giro in poi lavoreremo 3 gruppetti di 3 maglie alte per creare un petalo. Quindi solo nel primo giro faremo 2 gruppetti, solo in quello centrale. Quindi abbiamo lavorato in tutto 9 maglie alte. Ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo fare la stessa lavorazione dei petali piccoli. Entriamo nel primo punto e facciamo 2 maglie basse e 2 maglie basse per ogni punto che abbiamo a disposizione. Quindi in questo caso abbiamo 9 punti, ci dobbiamo ritrovare alla fine con 18 maglie basse. Quindi un aumento per punto.
che arrivati alla fine lavoriamo questo punto che è ben visibile, quindi sempre le due maglie basse. Dopodiché dobbiamo prendere questa solina, che è quella delle due catenelle iniziali, entrare e fare le due maglie basse anche sulla solina, così. E abbiamo lavorato il petalo grande. Ora dobbiamo contare 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella sesta maglia. Quindi ci portiamo la lavorazione così, prendiamo il filo, lo facciamo passare con maglia bassissima anche nella solina. Una catenella e voltiamo il lavoro. Qui entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e ritorniamo all'altra estremità con maglia bassissima. Quindi già facendo le maglie bassissime ci fa capire che abbiamo terminato comunque la lavorazione del petalo e dobbiamo iniziare la lavorazione dell'altro petalo. Quindi dopo che capite qualche piccolo meccanismo di lavorazione, vi posso assicurare che vi verrà semplicissimo lavorare la vostra rosa. Quindi facciamo le maglie bassissime, arriviamo qui al primo punto, che è questo qui, si vede, entriamo in questo punto che è l'ultimo, ce lo lavoriamo, e ora qui rimettiamo la lavorazione così e contiamo 1, 2, 3, 4, 5 ed entriamo nel sesto punto. Quindi entriamo, avviciniamo la lavorazione, facciamo passare il filo e facciamo le due catenelle con due maglie alte nello stesso punto. Quindi cominciamo a lavorare il petalo successivo. Quindi primo gruppetto, nella solina successiva facciamo il secondo gruppetto di 3 maglie alte, 2, e nella solina successiva facciamo il terzo. Quindi abbiamo creato un altro petalo che ora dobbiamo lavorare precisamente come a quello precedente. Ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e ci lavoriamo il petalo come abbiamo fatto per quello precedente. Quindi due maglie basse per ogni maglia. Mi raccomando, qui dobbiamo prendere la solina per lavorare le ultime due maglie. E ci rivediamo dopo aver fatto questa semplice lavorazione, quindi un aumento per ogni maglia. Arrivati a questo punto abbiamo lavorato due maglie per ogni maglia che avevamo a disposizione, ci dobbiamo agganciare al petalo precedente, quindi saltiamo questa prima parte ed andiamo qui. Questa è la parte centrale, il petalo centrale, ci agganciamo nella parte verso di noi del petalo centrale. Quindi facciamo passare il filo e lo facciamo passare direttamente nella solina. Una catenella e voltiamo il lavoro. Voltando il lavoro dobbiamo ritornare indietro con maglie bassissime. Quindi facciamo la prima,
la seconda e così via, fino a ritornare nella parte iniziale del petalo e quindi terminare anche questo petalo e iniziare l'altro, perché in questo giro ci saranno 3 petali. Ritorniamo, stiamo ritornando qua nella parte finale del petalo, lavoriamo l'ultimo punto che è questo, lo prendiamo con tutte e due le asoline e qui contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Nel sesto entriamo, quindi mettiamo per comodità la lavorazione così, ci avviciniamo, guardate, col filo prima di agganciarlo e lo facciamo passare direttamente nelle due asoline. Qui 2 catenelle, entriamo nella stessa asolina e facciamo la lavorazione del primo gruppetto, quindi di 3 maglie alte. Entriamo nella solina successiva e facciamo la lavorazione del secondo gruppetto, 1, 2 e 3, e qui in quello sempre iniziale facciamo la lavorazione del terzo gruppetto, 1, 2, e 3. Ci lavoriamo il petalo come abbiamo fatto, quindi una catenella, voltiamo il lavoro, facciamo un aumento per ogni maglia e ci rivediamo per l'aggancio agli altri petali. Arrivati qui, quindi terminato di fare gli aumenti, andiamo qui sempre nella parte centrale, guardate, del petalo precedente, avviciniamo la lavorazione, prendiamo il filo e lo facciamo passare nelle due, nella solina. Una catenella, voltiamo il lavoro e passiamo sempre con maglia bassissima su ogni maglia che abbiamo lavorato. E qui ci ritroviamo al termine di questo giro di lavorazione. Quindi poi ci dobbiamo agganciare al giro successivo. Quindi facciamo le nostre maglie bassissime. Così arriviamo qui nell'ultimo punto, ce lo lavoriamo. Qui abbiamo il primo petalo che abbiamo fatto, andiamo nella parte dietro, guardate, e ci agganciamo qui, quindi non qui che è il primo, ma nel secondo che abbiamo, che ci ritroviamo con maglia bassissima, quindi cercate di tenere la lavorazione il più vicino possibile, perfetto, così non vi resta il filo più tirato. 2 catenelle e andiamo un pochino a vedere la lavorazione, sistema dei petali, guardate come si sta creando la nostra rosa. Ora dobbiamo agganciarci
qui dove siamo, direttamente alla solina che abbiamo di fronte, quindi molto vicina. E dobbiamo fare l'aggancio qui sempre con maglia bassissima, quindi andiamo qui proprio dove ci ritroviamo, così facciamo passare il filo in tutte e due le asoline, facciamo 2 catenelle e ci lavoriamo il gruppetto direttamente nella solina che abbiamo agganciato, quindi il gruppetto di 3. Ora dobbiamo fare al solito 3 gruppetti di 3 maglie alte per il primo petalo del giro del terzo giro, così abbiamo terminato il secondo gruppetto. Ora andiamo nell'altra e terminiamo, facciamo il terzo. Una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un aumento per ogni maglia fino ad arrivare qui alla fine. Fatto il petalo, ora andiamo qui nell'aggancio delle maglie e contiamo 1, 2, 3, 4 e questa volta ci agganciamo alla quinta maglia. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Abbiamo visto che nel giro precedente ci siamo agganciati alla sesta maglia, in questo giro ci agganciamo alla quinta, nel giro successivo ci agganciamo alla sesta e nel giro seguente ci agganciamo alla quinta. Quindi, se capite la lavorazione, problemi non ce ne sono. Vi posso assicurare che è semplicissima come agganci e come lavorazione di petali. Quindi, ci agganciamo alla quinta maglia, continuiamo insieme, facciamo la maglia bassissima, una catenella, voltiamo il lavoro. Qui lavoriamo le maglie bassissime, quindi una maglia bassissima per ogni maglia che abbiamo a disposizione, come abbiamo fatto finora. Ora questo è il primo petalo che stiamo formando. Quindi ora dobbiamo ricontare le asoline per fare il primo aggancio e iniziare a lavorare il secondo petalo. Quindi quando già facciamo le maglie bassissime, noi sappiamo che l'aggancio che facciamo è l'inizio della lavorazione dei nostri gruppetti di 3 maglie alte per l'altro petalo. Lavoriamo, siamo arrivati qui alla fine, lavoriamo l'ultimo punto e qui mettiamo per comodità la lavorazione così, contiamo 1, 2, 3, 4, entriamo nella quinta asolina. Prendiamo il filo, avviciniamo man mano la lavorazione e agganciamo. Ora sistemiamo la lavorazione così, facciamo le 2 catenelle e nella stessa solina ci lavoriamo il primo gruppetto. Nella solina successiva qui ci lavoriamo il secondo gruppetto, 1, 2 e 3 maglie alte.
Nella solina seguente ci lavoriamo il terzo gruppetto, quindi il petalo. Quindi qui abbiamo il nuovo petalo, una catenella, voltiamo il lavoro, ci lavoriamo tutti gli aumenti e ci rivediamo alla fine per l'aggancio, che è semplicissimo. Guardate un po', dobbiamo agganciarci qui. Vedete che ci sono 1, 2 e 3. Ci dobbiamo agganciare qui al centro. Dopodiché maglie bassissime e qui dobbiamo contare sempre e agganciarci alla quinta. Quindi è molto semplice come lavorazione. E ancora la facciamo per un pochino insieme, poi sono convinta che voi riuscirete a farla da soli, perché capite il meccanismo, è molto semplice come conteggio e come aggancio, soprattutto nei petali precedenti. Quindi ci lavoriamo anche questo petalo, quindi gli aumenti, ci rivediamo alla fine per l'aggancio. Finita la lavorazione del petalo, quindi degli aumenti, andiamo qui e ci agganciamo nella parte del petalo, del primo petalo che abbiamo fatto, quindi avviciniamo il filo di lavorazione, facciamo passare e facciamo passare anche nella solina una catenella e voltiamo il lavoro. Ora facciamo tutte maglie bassissime fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, dobbiamo contare le asoline, quindi ci dobbiamo agganciare alla quinta, quindi contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ci agganciamo alla quinta asolina, quindi così. E da qui ci sistemiamo la lavorazione, dobbiamo fare l'altro petalo, quindi 2 catenelle e nello stesso punto entriamo e ci lavoriamo i gruppetti. Uno, due, quindi tre maglie alte per ogni asolina, e ora facciamo il terzo, quindi creiamo il nostro petalo. Sempre con tre maglie alte. Una catenella, voltiamo il lavoro, ci lavoriamo il petalo, lo agganciamo qui nella prima, guardate, in questa qui. Dopodiché, arrivati da questa parte, dopo che abbiamo fatto le maglie bassissime, contiamo e ci agganciamo alla quinta, quindi da questa parte 1 2 3 4 alla quinta. Da qui, dopo l'aggancio, partiamo direttamente con le due catenelle, quindi primo gruppetto, secondo gruppetto e terzo gruppetto. Ci lavoriamo il petalo, agganciamo qui dietro come abbiamo fatto nei petali precedenti, torniamo con maglie bassissime e ci agganciamo sempre alla quinta maglia e lavoriamo le due catenelle, primo gruppetto, secondo gruppetto e terzo gruppetto. Quindi continuiamo questo giro da soli, facendo sempre questa lavorazione uguale, e ci rivediamo quando abbiamo terminato il giro. Terminato questo giro, guardate, qui sono arrivata nella solina prima di quella iniziale. Non vi preoccupate se qui vi rimane magari una solina e magari vi avanza, perché
o magari c'è stata qualche distrazione. Comunque non è un problema, non dovete scucire niente perché dovete continuare, perché vi posso assicurare che non si vede assolutamente niente. Quindi un minimo sbaglio in questa lavorazione non si nota. Qui arrivati alla fine, devo agganciarmi sempre nella parte qui centrale del primo petalo. Quindi mi aggancio, avvicino la lavorazione, prendo così e la faccio passare. Faccio 2 catenelle e già mi posso inserire, guardate, nell'altra solina che ho qui di fronte. Quindi mi inserisco direttamente con maglia bassissima e da qui inizio a fare il mio primo petalo. In questo giro che ora andremo a fare, ci agganceremo alla sesta maglia. Quindi, riepilogando la situazione, abbiamo fatto il primo giro agganciati alla quinta maglia. Il secondo giro agganciati alla sesta, questo qua che abbiamo appena fatto agganciati alla quinta, e ora ci agganceremo alla sesta. Nel giro successivo ci agganceremo di nuovo alla quinta. Quindi facciamo le 2 catenelle e ci lavoriamo come abbiamo appena fatto i primi 3 gruppi. In questo caso, terminato il petalo con gli aumenti, ci agganceremo direttamente alla sesta maglia. Quindi contiamo 5 maglie e alla sesta ci agganciamo con maglia bassissima. E la stessa cosa faremo dopo aver fatto le maglie bassissime del petalo, ci agganceremo alla sesta maglia e da lì partiremo con la creazione del nuovo petalo. Quindi io direi che è veramente semplice. La lavorazione ora è sempre uguale. Quindi abbiamo fatto i 3 gruppetti, ci lavoriamo il petalo e l'aggancio da questa parte, guardate, dovete contare alla sesta maglia. Ritornate con maglie bassissime e da quest'altra parte, dove vedete queste asoline, contate 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta maglia vi agganciate e da qui ricominciate a fare il petalo e continuate sempre facendo la stessa lavorazione che abbiamo fatto nei giri precedenti. Nel giro successivo, terminato questo giro, dobbiamo agganciarci alla quinta maglia. Quindi basta capire questo meccanismo per poter procedere anche da soli, perché la lavorazione è uguale ai giri precedenti, quindi non c'è niente di diverso. Quindi continuiamo la lavorazione e ci rivediamo alla fine della rosa. Quindi ci lavoriamo questi altri 2 giri. Questo che abbiamo appena iniziato e questo che è l'ultimo. Questi qua invece sono i giri punto su punto e quindi non viene assolutamente lavorato. Continuiamo e ci rivediamo appena l'abbiamo terminata. Arrivati qui alla fine, sistemiamo i petali e abbiamo terminato la lavorazione della nostra rosa. Guardate. Molto molto carina e soprattutto omogenea nella lavorazione rigida, perché giustamente utilizzando il cordino il tutto è molto rigido. Possiamo in questo caso tagliare il filo e agganciarlo, perché di questa lavorazione ne dobbiamo fare un'altra uguale. Io qui ce l'ho pronta. Queste sono le 2 rose perfettamente uguali nella lavorazione e nei punti utilizzati, che poi dobbiamo unire così e creare la nostra borsa. Quindi, qui
tagliamo il filo, agganciamo e con l'accendino, come abbiamo fatto nel momento precedente dell'aggancio del filo, bruciamo un pochettino e la sigilliamo, e poi, dopodiché, ci dedicheremo all'unione delle due parti. Abbiamo tagliato il filo, io avevo fatto una catenella aggiuntiva, quindi posso sfilarlo, stringerlo qui nella parte e in vari punti, sempre qui da questa parte, entriamo in due punti, ci tiriamo il filo, così, magari lo facciamo passare qui, no? In altri punti, quindi facciamo un aggancio un pochino più consistente. Dopodiché tagliamo il filo e lo agganciamo con l'accendino. Prima di continuare, prendiamo i manici che abbiamo scelto. Io in questo caso sto utilizzando questi metallici color oro di questa misura e cerchiamo di individuare i punti, quindi sistemiamo il manico qui, che possono interessare il manico. Quindi sistemandolo così, spero che si veda, ecco, ci rendiamo conto che i punti che ci possono interessare per l'aggancio sono questi qua, e sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi sono i punti che dobbiamo evidenziare, diciamo, per l'aggancio. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un marcapunti, lo mettiamo in un punto qualsiasi, contiamo questo punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lo mettiamo anche nel sesto. E la stessa cosa facciamo in una parte qualsiasi dell'altra sezione della borsa. Questi li evidenziamo perché poi andremo a fare ora una lavorazione che ci dà modo di fare poi l'aggancio del manico e la cucitura. Per quanto riguarda invece l'apertura della borsa, dobbiamo spostarci, questa è comunque a scelta, più no, qua abbiamo la metà della borsa, un pochino più in sopra della metà. Quindi questa è l'apertura che poi lasceremo della borsa. Quindi cosa facciamo? Contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nel sesto punto da una parte mettiamo il marcapunti. Prendiamo un altro marcapunti e lo sistemiamo nel sesto punto dall'altra parte. Quindi qua abbiamo l'altro marcapunti e facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questa sarà l'apertura che io ho deciso di lasciare alla mia borsa. Se voi invece volete leggermente più largo questo spazio, dovete contare magari qualche catenella in più da una parte e dall'altra. L'importante è che siano uguali da una parte e dall'altra. Questo è l'aggancio del manico e questa è l'apertura della borsa. La stessa cosa identica che abbiamo fatto qua la dobbiamo ripetere per l'altra parte. Quindi posizioniamo i marcapunti allo stesso punto, quindi con la stessa distanza, e così possiamo iniziare la cucitura e l'unione della borsa. Sistemate le due parti, possiamo iniziare la lavorazione. Quindi prendiamo una parte, la prima parte, prendiamo il cordino
è qui dove abbiamo il marcapunti laterale, quindi questi sono i centrali e questi sono i laterali dell'apertura. Sganciamo il marcapunti ed entriamo nel punto che avevamo marcato. Prendiamo il filo e facciamo una catenella. La codina ora ce la lavoreremo, quindi la affianchiamo al lavoro. Rientriamo nello stesso punto e ci lavoriamo una maglia bassa. E lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti centrale, quello là del manico. Quindi in questo caso lavoreremo 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivati qui abbiamo il marcapunti poi dell'aggancio del manico. Quindi cosa facciamo? Entriamo, facciamo la maglia bassa e una catenella che ci sostituisce la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e in questi punti centrali lavoriamo delle maglie alte, quindi una maglia alta per ogni maglia fino ad arrivare sempre all'altro marcapunti centrale. Quindi questo è l'aggancio poi che dovremo fare del manico. Quindi ci lavoriamo le nostre 6 maglie alte. In queste 6 dobbiamo calcolare anche la maglia marcata, quindi sganciamo e lavoriamo l'ultima maglia alta. Così. Questo è poi quello che ci verrà girato per l'aggancio del manico. Continuiamo fino al marcapunti a lavorare maglie basse. Quindi entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa, quindi ne facciamo in tutto 6. 2, 3, 4, 5 e l'ultima marcata 6. Sganciamo e ci lavoriamo la sesta. Ora, da questo punto in poi, dobbiamo unirci all'altra parte. Ora prendiamo l'altra parte, guardate, ho inserito gli stessi marcapunti e vado a metterla in corrispondenza della parte su parte, quindi dobbiamo inserire rovescio con rovescio, quanto le due parti della rosa devono essere esterne, e le inseriamo. Dobbiamo iniziare la lavorazione nel punto successivo il marcapunti. Il marcapunti è quello alla vostra destra, però ve ne accorgete perché giustamente la rosa deve essere comunque ben allineata. Entriamo nella lavorazione. Questo che noi, l'ultimo punto che abbiamo lavorato, corrisponde al marcapunti, quindi dobbiamo lavorare il punto successivo. Quindi entriamo nella costina esterna del punto da questa parte, prendiamo il punto successivo al marcapunti ed entriamo nella costina nella prima che abbiamo a disposizione, quindi quella interna da questo punto di vista. Sono esterne tutte e due, lasciamo in sospeso quelle interne. Infatti mi sono confusa. Quindi e facciamo una maglia bassissima. Costina, prendiamo proprio le due costine in corrispondenza. Facciamo passare il filo direttamente con maglia bassissima.
E così facciamo per tutti i punti che abbiamo a disposizione. Le due parti sono perfettamente uguali, i punti corrispondenti, quindi non avrete nessuna difficoltà a fare questa lavorazione. Quindi dobbiamo continuare ad unire con maglie bassissime ed arrivare al primo marcapunti di questa parte. Abbiamo fatto, guardate, le nostre maglie bassissime e siamo arrivati al marcapunti dall'altra parte. Quindi guardate, questa è l'apertura che io ho lasciato alla mia borsa. Ripeto, voi potete lasciare qualche punto in più e farla ancora più aperta. Arrivati qui, quindi l'ultima maglia bassissima, guardate, c'è questo scalino dell'inizio. Ci agganciamo qui alla solina, guardate così, e facciamo una maglia bassissima e uniamo questa parte. Dopodiché portiamo la lavorazione dall'altra ed entriamo nel primo punto marcato, che ora sgancio, facendo la maglia bassa. Quindi entriamo in questo punto e facciamo ora la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio della lavorazione. Ci lavoriamo le nostre 6 maglie basse, 3, 4, 5 e 6. Qui dove c'è il marcapunti è la parte centrale, quella che abbiamo lavorato all'inizio per il manico. Quindi ci lavoriamo anche questa, entriamo con maglia bassa, ci rialziamo con una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e ci lavoriamo le maglie alte. Quindi in questo caso sempre 6. Il numero di maglie, vi ripeto, che è facoltativo in base pure al manico che vi ritrovate, che volete inserire. Può essere pure che magari vi serve qualche punto in più. L'ultima maglia alta, sganciamo il marcapunti e la lavoriamo nel punto che era marcato. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui abbiamo l'ultimo tratto della nostra borsa. Lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare al marcapunti finale e quindi terminare l'unione delle due parti, che come vedete è semplicissima. Così sganciamo e qui lavoriamo l'ultimo punto. Entriamo e ci lavoriamo l'ultimo punto basso. Questa è l'apertura della nostra borsa. Arrivati quindi alla fine, ci agganciamo al primo punto iniziale e lavoriamo una maglia bassissima. Quindi facciamo passare, prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nella solina. Facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Lo sganciamo e stringiamo per bene e dopodiché lo faremo passare. Entriamo nella lavorazione che abbiamo appena fatto. Lo facciamo passare da una parte e dall'altra, tirandolo. Sempre dentro la cucitura, così,
fatelo passare per un po', così viene ancora più saldo. In una parte qualsiasi, meglio nella parte più interna. Lo saldiamo con l'accendino. Guardate, dopo averlo fatto passare, prendiamo l'accendino, bruciamo l'estremità e lo saldiamo alla borsa. Ok. Sistemiamo poi la nostra borsa da una parte e dall'altra e ci ritroveremo questa lavorazione. Questa è l'apertura che ho fatto io, non è grandissima, la potete fare anche più larga. Questa è l'apertura e questa è anche la capienza della nostra borsa, perché poi questa parte è lo spessore laterale. Guardate, quindi la borsa risulterà così, quindi abbastanza comunque grandetta. Quello che ora dobbiamo fare, aiutandoci con un ago, è inserire i manici. Quindi qui dove abbiamo fatto le 6 maglie alte, sistemiamo il manico, giriamo la lavorazione così, vediamo, ecco, e cuciamo dall'altra parte. Quindi ci verrà il manico saldato sia da una parte che dall'altra. Quindi facciamole insieme. Prendiamo un ago, vi conviene un ago da lana se non avete quello proprio specifico, e iniziamo la lavorazione per agganciare il primo manico. Prendiamo l'ago, inseriamo un pezzetto di cordino della stessa lavorazione, prendiamo la borsa, ora la sistemo così. Guardate, qua allo stesso punto c'è l'apertura per i manici. Posizioniamo il manico dove abbiamo fatto appunto le maglie alte. Facciamo un piccolo sforzo per poterlo fare, quindi arrotolarlo, diciamo, inserirlo nel manico. E dobbiamo cucire per bene questa parte. Quindi inseriamo facciamo diversi giri di andata e ritorno per posizionarlo e quindi per fissarlo al meglio possibile. Quindi all'inizio, poi qui ripasseremo, prima lo sistemiamo e lo cuciamo per bene tutto. Quindi prendiamo una parte interna e una parte qui del manico, quindi delle maglie alte che abbiamo fatto. Cercate di fare una lavorazione più stretta che potete, fino a che l'avrete sistemato al meglio, quindi cucito ben saldo. Io magari ho un po' di difficoltà a farlo
nella telecamera, ma comunque cuciamo questo manico ben saldo. Mi raccomando, arrivate qua e ripassate con sempre con maglie, prendendo tutte e due le parti, e allo stesso modo facciamo dall'altra parte per inserire l'altro manico. Ho terminato di cucire i manici, guardate, sono anche molto flessibili. Ho inserito la chiusura. Se voi la volete foderare, la potete foderare anche prima di unirla, quindi tenendo la fodera un giro in meno di dove poi va cucita, quindi vengono unite le due parti, oppure fate mettete due stoffe, cucite la forma rotonda, la inserite lì dentro e nell'estremità andate a cucirlo con l'ago. Quindi arrivate un po' sotto la chiusura, oppure inserite le chiusure dopo averla foderata. Io poi ho inserito una catena che è praticamente precisamente nell'estremità dell'apertura della mia borsa. Quindi la catena che poi andrete a inserire in base alla vostra apertura, se la volete fare più grande, la potete inserire precisamente a inizio e fine apertura. La borsa si presenta così. Questa è una parte e questa è l'altra, perfettamente uguali. Guardate che belle, che bell'effetto che fa, soprattutto poi con gli accessori giusti. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.